Hai presente il primo miracolo di Gesù? Qual è il primo miracolo di Di Gesù, quello che ha trasformato l'acqua in vino, per l'open bar? una cosa del genere. E sappiamo che per andare in paradiso è importante il vino. Perché si beve il vino! E dopo queste due grandi citazioni patristiche, vediamo un po' che è successo quel giorno a Cana di Galilea, va. Andiamo a un matrimonio. Gesù era stato invitato a un matrimonio e si era portato con lui la madre e i primi discepoli chiamati. Era una bella festa, tutti si divertivano, tutti ballavano, finché a metà festa non arriva la brutta notizia. Gesù, non c'è più vino. Ora, ci sono un paio di cosette da spiegare. Anzitutto, questo non è un miracolo qualunque perché l'evangelista lo chiama segno. Infatti, il matrimonio è segno non soltanto dell'amore tra uno sposo e una sposa, ma di tutte le relazioni affettive, anche quelle amicali, anche quelle parentali. Tutte, perché in tutte queste relazioni se c'è amore c'è festa. Quando c'è l'amore c'è tutto. E quando c'è il vino c'è colore, c'è profumo, c'è sapore. Per questo anche il vino in questo racconto è un segno. Ma dobbiamo sapere un'altra cosa, che in ciascuna di queste relazioni arriva sempre il momento in cui finisce il vino, cioè il momento in cui, ad esempio, un'amicizia si scolorisce, in cui un padre e un figlio non si capiscono più e si perde il sapore della famiglia, in cui un matrimonio non profuma più come prima e si pensa di mandare tutto all'aria. Ecco, devi sapere una cosa, che tutto questo è normalissimo. Io ancora devo conoscere un'esperienza d'amore autentica che non arrivi a questo punto. Non esiste. E se non arriva a questa crisi, preoccupati perché c'è proprio qualcosa che non va nel rapporto, eh? E noi invece pensiamo il contrario, che le situazioni sono giuste quando tutto va sempre bene. Ma chi te l'ha detta sta menzogna? Non è vero! Le situazioni sono giuste proprio quando arriva qualcosa che non va e tu sai starci dentro lo stesso. Il problema vero, sai qual è? Cosa fare quando finisce il vino? Perché quando una cosa manca, manca, c'è poco da fare. E che ti inventi? Do la chiappi la gioia di stare insieme se è finita? Ecco, noi applichiamo tante, troppe strategie per coprire quel vuoto, ma perdi solo tempo. Allora, improvvisamente interviene la madre di Gesù che darà una dritta alla festa. Non hanno più vino, Gesù. Madre, la mia ora non è ancora giunta. Ne sei proprio sicuro? Gesù ti aiuterà con il vino. E come fa Gesù ad aiutarli? Fa tutto quello che Gesù ti dirà. Qui è la chiave, la cosa da fare è seguire la strategia di Dio, non la tua. E la strategia di Dio non è cercare subito altro vino, ma usare l'acqua. Ascolta, va a riempire di acqua quelle giare. Di acqua? Sì, di acqua. Che poi è quello che ti è rimasto, un liquido incolore, in sapore e in odore. Ma a Dio va benissimo quella, perché è da lì che uscirà il vino migliore, esattamente come giudicherà il maestro da tavola più avanti. E il bello è che in tutto questo miracolo Gesù non si muove affatto, dà solo qualche indicazione necessaria, ma il resto lo faranno le manine dei servitori, perché lui te lo dice cosa fare, poi sta a te se farlo oppure no. In altre parole, qualsiasi cosa ti dica, anche se la più assurda, falla.